Ciao! Ciao! Come ti chiami? Alessia. Quanti anni hai? 16. Che scuola fai? Rosa Luxemburg. Hai partecipato al progetto di Biennale Democrazia? Sì. Allora ti faccio una domanda. Cosa si potrebbe fare per superare la crisi? Secondo me bisognerebbe aumentare la tassazione alle persone più ricche e diminuire la tassazione alle persone più povere, in modo da aiutare chi ha minore disponibilità economica rispetto agli altri. Ciao! Ciao! Come vi chiamate? Alessia. Serena. Quanti anni avete? 16. Che scuola frequentate? Il Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg. Avete partecipato al progetto di Biennale Democrazia? Sì. Allora vi faccio una domanda. Secondo voi attualmente la crisi economica finanziaria è stata superata? La stiamo superando o siamo ancora in piena crisi? Perché nella mia famiglia avverto ancora degli squilibri economici che mi portano a rinunciare a molte cose a cui prima io non rinunciavo. Io sono d'accordo con i miei compagni di classe perché ho degli stessi problemi economici su cose che a cui prima non rinunciavo e che adesso rinuncio. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Sara. Quanti anni hai? 16. Che scuola fai? Rosa Luxemburg. Hai partecipato al progetto di Biennale Democrazia? Sì. Allora ti faccio una domanda. Tu come ragazza avverti la crisi economica o pensi che sia un problema da adulti? Personalmente parlando, ho sempre sentito il termine crisi in continuazione al telegiornale dei miei genitori e probabilmente non mi sono mai resa conto fino in fondo che cosa significasse. Ad ogni modo, discutendo con mia madre, ho capito come per gli adulti possa essere una cosa più difficile da affrontare, però di sicuro non me ne rendo conto completamente perché sono ancora piccola. Ad ogni modo penso sia un problema esistente per ogni generazione, per ogni età e boh.